Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale, sono Pietro VRN. Oggi ragazzi vi porto un nuovo episodio qui su SnowRunner e come sempre nella regione del Maine. Nell'ultimo episodio vi avevo portato ragazzi due incarichi che riguardavano due consegne che non c'entravano con la ricostruzione del garage. Oggi quindi rientro con le missioni di Evans. Tocca ricostruire oggi il negozio dei camion. Per questa doppia consegna di due unità di container di carico e lastra di cemento mi sono organizzato con un Taiga 6436 e un International Paystar 5070. Entrambi questi veicoli li ho forniti di pianale da due slot e relativo carrellino cassonato. Io direi ragazzi di partire subito con l'International Paystar, di cui prendo adesso possesso, e dirigermi alla volta delle pendici, al magazzino delle pendici, per recuperare le due lastre di cemento che mi serviranno per la prima consegna. Mi trovo come sempre, ripeto, nel DLC del Maine, nella mappa del basso piano, una delle due mappe che fa parte di questo DLC. L'altra mappa ragazzi è la foresta di Yellow Rock e nel frattempo che faccio questo diciamo viaggio prima di arrivare al magazzino facciamo anche due chiacchiere. A proposito ragazzi di questa seconda mappa relativa alla foresta di Yellow Rock, devo dire che mi sono preso la briga off camera di dare una sbirciata anche a questa mappa e mi sono reso subito conto che è un territorio parecchio ostico e completamente diverso da questo territorio. Ne ho approfittato per dare, ripeto, un'occhiata sommaria e aprire un po' per sommi capi la mappa, non del tutto ovviamente. Territorio che comunque esploreremo molto presto perché cominceranno adesso ad arrivare anche missioni che prevederanno di recuperare delle risorse anche in quel territorio. Per il momento, in ogni caso, io mi sto organizzando esclusivamente per recuperare il garage. Servirà anche qualche incarico extra per ripristinare qualche ponte crollato, servirà anche qualche incarico per recuperare e riparare diverse frane che ostruiscono dei passaggi capillari e importanti sia in questa mappa che nell'altra, ma piano piano arriverò a tutto. Nel frattempo ragazzi, ripeto, mi sto dirigendo al magazzino che avete già avuto modo di vedere in almeno un paio di episodi, al magazzino che si trova alle pendici. Andrò a recuperare due lastre di cemento. Credo che questo magazzino ne abbia due di numero. Quindi andrò a recuperare le ultime due lastre disponibili all'interno di quel magazzino. Se in futuro dovrò fare altre missioni che richiederanno l'utilizzo di lastre di cemento, sicuramente non potrò contare su questo magazzino, quindi mi dovrò dirigere altrove. Ecco, questo aspetto strategico mancava secondo me su SnowRunner, quindi
hanno introdotto queste risorse, diciamo, conteggiate. E quindi nell'esecuzione di una missione siamo, diciamo, liberi di scegliere un po' dove andarci a rifornire, tenendo presente che poi dovremo in ogni caso dirigerci altrove per prelevare magari la stessa risorsa perché magari in quel punto si è esaurita. Stesso analogo discorso anche nell'altra mappa di queste risorse conteggiate, anche se nell'altra mappa ho notato che alcuni magazzini dispongono di risorse che magari qui sono in esaurimento, lì invece sono disponibili, ma l'unico inconveniente è un compromesso accettabile, il fatto che magari sono disposti in un punto molto complicato da raggiungere, ma in snowrunner in generale non c'è niente di apparentemente semplice, bisogna organizzarsi. Per questa missione ero in dubbio fino all'ultimo se utilizzare anche il pianale da 5 slot per la consegna di questa doppia consegna. Alla fine ho deciso di utilizzare il rimorchio per potermi, tra virgolette, muovere un pelino meglio in un territorio che necessita di doversi muovere anche all'interno di spazi stretti, come avete visto pochi attimi fa. E allora siamo arrivati finalmente al magazzino e andiamo a selezionare la risorsa da portare via, quindi lastra di cemento, camion e rimorchio. E quindi abbiamo esaurito le lastre di cemento in questo punto. Perfetto, torniamo indietro, ragazzi. Chiaramente farò lo stesso percorso, però a ritroso. Chiaramente la discesa agevola, però bisogna fare anche molta attenzione a non fare disimballare il carico. Ok, adesso tutto a destra. Il trigger, come sempre, si trovano all'interno del garage di partenza.
Oggi, ripeto, andrò a ricostruire la struttura del negozio dei camion. Sono tutte missioni, secondo me, molto, molto importanti che hanno la priorità perché ogni edificio, ogni struttura ha le sue peculiarità e in Snow Runner un negozio di camion è importantissimo, ovviamente. Bisogna anche pensare di ripristinare le linee di rifornimento, quindi questa sarà una delle attività, tra virgolette, principali di cui andrò ad occuparmi nei prossimi giorni. Quindi nei prossimi episodi. E direi che ci siamo, ragazzi, devo solo raggiungere quella stradina che mi porterà dritto al garage. E chiaramente pesano queste lastre di cemento. Io ho pensato di utilizzare l'International. Tutto sommato se l'è cavata. Da questa parte, qui mi attenderà chiaramente il Taiga. Non appena avrò consegnato, prenderò possesso e andrò a recuperare i container di carico. Quindi il trigger, ragazzi, si trova a sinistra, quindi devo fare questo bel giretto. Andiamo da questa parte e via. Come potete vedere, in questo edificio ci sono solo, tra virgolette, i pilastri. Lo andremo a ricostruire oggi. E allora, gestione carico. Consegniamo quindi le due lastre di cemento, una e due. Perfetto. A questo punto io faccio nuovamente il giro, mi vado ad affiancare al Taiga e poi a prendere possesso del camion per il trasporto dei container di carico. Piano piano lo andiamo a recuperare questo garage. Quindi toccava principalmente fare queste missioni. E allora io direi di mettermi qua, più o meno di fianco. Spero
spegnere il motore e fare il cambia camion. Ok, sono a bordo del Taiga. Io direi di mettere anche le canoniche ore 13, giusto per... per capirci. E allora il percorso chiaramente ve lo vado a impostare più per farvi capire ed intuire dove mi dirigerò. Devo procedere chiaramente lungo l'arteria semiaffondata stradale centro cittadino fino al pontile e poi tornerò indietro. Questo è più o meno il percorso che andrò a fare adesso con questo Taiga, come al solito con pianale e rimorchio agganciato. Sono due veicoli, ragazzi, che uso spesso perché sono molto versatili e mi ci trovo bene. Però riconosco, ragazzi, che dopo aver dato un'occhiata alla mappa, alla seconda mappa di questo DLC, ho ventilato anche l'ipotesi di ci vuole necessariamente qualche altro veicolo un pelino più performante, con delle caratteristiche particolari per affrontare dignitosamente, direi, quel territorio che è veramente, veramente ostico. Territorio che vedremo comunque più avanti. Non appena giungeranno le prime missioni che richiederanno di recuperare delle risorse che si trovano esattamente nell'altra mappa, quindi nella foresta di Yellow Rock. Nel frattempo, ragazzi, riflettevo sulle prossime missioni da effettuare su questo territorio. Ci sono necessariamente alcuni ripristini da effettuare, ci sono diverse frane che ostruiscono alcuni percorsi che definirei importanti in questa mappa e che ogni volta mi obbligano a tra virgolette a fare questi percorsi, diciamo, alternativi per raggiungere comunque lo stesso punto.
quindi mi dovrò occupare di fare anche queste operazioni di ripristino. Generale, comunque, per recuperare alcune frane serviranno assi di legno. Ok, abbiamo raggiunto l'arteria principale, l'arteria stradale si fa per dire perché è semi sommersa dall'acqua, però mi consente di intuire ormai visivamente come raggiungere il pontile, bisogna passare necessariamente da qua. Al pontile, ripeto, caricherò due container di carico. Container che in questo caso non sono conteggiati, però una delle rare risorse che sono in gran numero, quindi non sono residue, diciamo. Anche nell'altra mappa, quando ho fatto il sopralluogo, mi sono accorto che ci sono risorse conteggiate, altre risorse sono in numero indefinito. Questo mi fa pensare, ragazzi, che questo DLC sia stato realizzato proprio per aggiungere anche un pelino di strategia, diciamo, alle normali missioni, alle normali consegne. Spesso ci ritroveremo magari in questa mappa a non avere una determinata risorsa e quindi a doverci, diciamo, tra virgolette, rifornire nell'altra mappa, che magari ne ha in grande quantità, però magari quella determinata risorsa si trova in una zona molto ostica, quindi bisogna scegliere tra la sicurezza e il compromesso. Per affrontare tutte le successive missioni che andranno ad arricchire e a completare anche questo DLC. E allora, nel frattempo, dopo questa chiacchierata, siamo arrivati anche al pontile. Devo recuperare e caricare due container di carico. Direi di caricarlo direttamente affiancandomi e non fare manovra. La manovra la farò poi alla fine quando dovrò uscire. Certamente è più semplice
con questo rimorchietto, discorso molto differente con il pianale. E allora andiamo a caricare container di carico nel rimorchio 1 e nel camion, perfetto. A questo punto io direi di fare manovre e andare via. Come al solito bisogna sterzare abbastanza, fare giusto una piccola correzione e uscire. Certamente è più comodo così, no? Effettivamente sì. E allora, ragazzi, vediamo un po', io direi di fare il punto della situazione. Quindi io devo, ragazzi, al solito, giusto per farvi capire il percorso, uscire dal pontile e dirigermi praticamente lungo quest'arteria semisommersa fino a raggiungere più o meno questo punto da cui poi farò il percorso di ritorno tra questi isolotti fino a ricongiungermi con questa strada principale che mi porta fino al garage. E allora direi di mettere le canoniche ore 13 giusto per migliorare un pelino la visibilità e via. Ecco, se in prevalenza, ragazzi, devo dire che il clima qui nel Maine è molto spesso nuvoloso. O nuvoloso oppure c'è una bella fioccata di neve. In ogni caso, un clima variabile, come vi avevo detto già nel primo episodio di questa nuova serie nel Maine. Quindi, clima variabile e non si sa mai come il clima varierà di ora in ora. Forza bello. Ok.
questo punto chiaramente a sinistra. Questo sarà il percorso, diciamo, questi piccoli isolotti che poi ci porteranno sulla terraferma a raggiungere nuovamente il garage per la consegna finale. Tecnicamente, ragazzi, più o meno il territorio ormai mi comincia a essere un pelino familiare in alcuni aspetti. Spesso non guardo nemmeno i puntini luminosi che più o meno mi indicano il percorso. Mi affido spesso anche che alla memoria, ma anche alle tracce lasciate dal passaggio dei pneumatici, che più o meno mi fanno intuire dove muovermi. Ok, ragazzi, ci siamo quasi, devo solo raggiungere, diciamo, la terraferma e poi procederò fino al garage per la consegna. Piano piano, che altro perché la strada è in salita e i rimorchi sono leggerini e si ribaltano piuttosto facilmente, quindi procediamo con calma e portiamo a casa anche questa consegna. Questa, ragazzi, dovrebbe essere la terz'ultima missione relativa alle missioni del garage, quindi ne restano solo due. Poi avrò completato tutto ciò che riguarda la ricostruzione degli edifici e delle caratteristiche e delle funzionalità di ogni garage. Ok, perfetto.
Eccolo lì, ragazzi. Ripeto, quasi non faccio caso al percorso preimpostato, almeno in alcune fasi, perché ormai più o meno è abbastanza chiaro. Perfetto. Adesso saliamo su e andiamo a consegnare nel trigger per ricostruire finalmente questo negozio di camion. Eh sì, ragazzi, ne mancano solo due: costruzione di officina e il negozio delle modifiche. Giusto per dare un'occhiata alle missioni che mi aspettano in futuro. E allora andiamo a vedere qua di ricostruire questo edificio e chiudere l'episodio, ragazzi. Quindi, gestione carico. Consegniamo il container 1 e container 2. A questo punto, al solito, l'animazione piuttosto veloce, ragazzi, questa volta. Mi aspettavo il classico. E niente, abbiamo ricostruito finalmente il truck shop, perfetto. A questo punto abbiamo anche guadagnato un bel gruzzoletto. E direi anche di fare i saluti, ragazzi. Magari affianchiamoci al Tiger. Così da chiudere l'episodio con i due veicoli che in questa missione hanno fatto la doppia consegna. Ok, sì, sicuramente è più carino così. Ok, fermiamo il motore, ragazzi, e questa volta facciamo i saluti. Ragazzi, spero che anche questo episodio qui su SnowRunner, come sempre nella regione del Maine, vi sia piaciuto. Vi invito sempre a lasciare un bel pollicione in su, iscrivervi al canale, lasciare pure un bel commento che fa sempre piacere. Noi ci ascoltiamo la prossima volta e da parte mia, ciao ciao ciao!